squadra un po' diversa rispetto a quella dello scorso anno, anche se poi numericamente abbiamo cambiato poco, fondamentalmente abbiamo cambiato i due americani, però abbiamo cercato di costruire la squadra dando dei criteri diversi per portarla a giocare anche in un modo diverso, quindi sicuramente cambiata e anche molto. Impressione sul prossimo avversario, sulla Viola Reggio Calabria? Ma credo che sia una squadra che ha nei due americani due punti di riferimento importanti, che hanno ottime qualità offensive e hanno esperienza del campionato, più un gruppo di italiani esperti, un gruppo di italiani giovani di qualità, quindi credo che sia un gruppo ben assemblato, con un grande equilibrio, ed anche un gruppo che sarà ben allenato perché ha un allenatore di qualità e di capacità. Prima sfida con sconfitta per la Virtus contro l'ottima Legnano, però sono arrivati segnali positivi nonostante la sconfitta, coach. Sì, abbiamo giocato un primo tempo di grande equilibrio, offensivo e difensivo, anche in una partita credo di alto livello. Legnano è una squadra che ha dominato la stagione lo scorso anno ed ha ricostruito un gruppo per riproporre lo stesso obiettivo. Quindi credo abbia fatto una partita vera e di grande livello. Nel terzo quarto purtroppo siamo crollati fisicamente e atleticamente, sapevamo di essere molto corti nelle rotazioni e abbiamo sperato fino all'ultimo con lo staff di arrivare a fine partita e di provare a, come si dice, scipparla, e invece niente, loro sono stati bravi, hanno fatto canestro fino alla fine e a noi ci è mancato un pezzetto. Ci eravamo lasciati quest'estate a Reggio Calabria, tornerà con piacere in città, coach? Assolutamente, perché ho percepito un posto magnifico, tutti i panorami, un mare meraviglioso, con la possibilità, per quanto io sono appassionato di cibo e di vino, la possibilità di mangiare cibi di territorio eccellenti, e poi le persone, perché noi nordici o io nordico che siamo abituati a rapporti un po' diversi, già per me Roma è stato un mondo nuovo, Reggio Calabria probabilmente ancora di più, in questa facilità delle persone di avere rapporti eccellenti, rapporti di ospitalità, e quindi il tornare, oltre al panorama e al mangiare, sicuramente anche la possibilità di rivedere degli amici, che purtroppo solito anche faranno di tutto per non farci vincere, ma cercherò di fare altrettanto. È chiaro, non ci sarà Alan Vosquil, che è stato il tiratore della Viola Reggio Calabria fino alla passata stagione, c'è tutto il club di Gebbione che sta rimpiangendo questa partenza, anche coach Corbani rimpiange un po' Alan Vosquil, considerato che l'ha allenato per 3 anni, è andato in buone mani però. Sì, è arrivato in Italia con me a Piacenza, ma me lo sono portato per 2 anni a Biella, me lo porterei ovunque, non dico un segreto, perché è un ragazzo che trasmette emozioni. Noi l'anno scorso avevamo una squadra molto emotiva, nel senso di trasmettere le emozioni al pubblico, ed è un po' quello che ci manca quest'anno, ma su cui stiamo lavorando, e probabilmente avremo altre caratteristiche. Ma Alan Vosquil era nelle mie squadre proprio l'emozione che accendeva la partita e che accendeva il pubblico. Ovviamente vederlo dalla verde mano mi fa arrabbiare, perché lo vorrei sempre con me, ma nello stesso tempo non posso che essere contento, perché Verde Mati è un mio amico, un allenatore che stimo, e quindi Alan è in buone mani. Bocca al lupo a coach Verde Mati, che avrà due tiratori clamorosi, perché ha ingaggiato anche Tommaso Carnovali, che torna a Treviglio. Come va con la regola dei passi? Ma diciamo che non solo nella nostra partita, ma altre che ho visto della prima giornata, l'idea è che i giocatori cammino abbastanza liberamente con la palla in mano, soprattutto dentro l'area, ovviamente all'interno di quello che è il nuovo regolamento tecnico. Poi, se devo essere sincero, non mi fido ancora a lavorare sulle partenze come sono ora codificate dalle nuove norme FIBA, perché non sarei così sicuro che tra 3 o 4 settimane non si facesse una marcia indietro con qualche correzione al regolamento, e poi questi sono gesti motori acquisiti, gesti motori complessi, che cambiarli e ricambiarli possono creare delle difficoltà. Quindi non sfrutto il vantaggio per il momento, io personalmente aspetto ancora un attimo, se poi usando il regolamento vecchio facessimo qualche infrazione avremmo il minimo vantaggio che non ci verrebbe fischiato nulla, ecco, però non mi fido ancora ad entrare nell'argomento, nell'allenare i giocatori. Ci vediamo domenica, in bocca al lupo.
Buona serata, grazie. Queste erano le parole di Fabio Corbani, è il momento.